Salve a tutti da Gianluca Virgilito e benvenuti all'appuntamento con il Radio TG regionale. Incutono timore gli assembramenti in Sicilia così come in tutta Italia, nonostante il miglioramento dei dati epidemiologici da Covid-19. A tal proposito è intervenuto il Codacons che tramite una nota ha chiesto misure restrittive più severe per evitare una nuova impennata di casi. I comuni devono istituire il numero chiuso nelle piazze, nei litorali e nelle strade dello shopping o scatterà nei confronti dei sindaci una denuncia per concorso in epidemia, si legge sul sito dell'associazione. In Sicilia ritornano in classe il 50% degli alunni delle superiori, oggi anche il giorno della prenotazione del vaccino anti-Covid per chi ha più di 80 anni. Dalle 10 odierne è possibile prenotare, sarà necessario fornire i dati anagrafici e la tessera sanitaria. In Sicilia dal 20 febbraio dovrebbero iniziare le somministrazioni. Controlli della Guardia di Finanza di Catania, un ventenne positivo al Covid è stato beccato a circolare a bordo del suo scooter in Piazza della Repubblica senza casco, privo di copertura assicurativa e revisione del veicolo. Il soggetto è stato denunciato. I militari della compagnia di Catania Fontana Rossa hanno monitorato quasi 23.000 euro di valuta in transito per l'estero. I trasgressori, due cittadini marocchini residenti in Italia, sono stati sottoposti a sanzioni amministrative per l'illecita esportazione. Il quartiere Librino di Catania si risveglia con la notizia di un tentato furto con scasso alla posta dell'omonimo viale del Rione. I criminali hanno usato un escavatore, anch'esso rubato, per compiere il reato. I soggetti hanno prelevato la cassaforte, i carabinieri sventano il furto e arrestano il manovratore del mezzo, Filippo Campisi, di 55 anni. All'interno del bancomat si trovavano circa 20.000 euro. In corso indagini per individuare i complici del soggetto. Due criminali sono entrati in una dimora confinante a un bar tabacchi di Modica e hanno abbattuto un muro divisorio, rubando diverse cose all'interno dell'attività. Un 62enne e un 60enne con numerosi precedenti specifici hanno compiuto il reato. Sono stati posti domiciliari dai carabinieri. Sono stati trafugati gratta e vinci per 7.500 euro, alcune centinaia di pacchetti di sigarette e il denaro del registratore di cassa, 1.500 euro. La 32enne Piera Napoli è stata uccisa dal marito Salvatore Baglioni, di 37 anni. L'uomo ha confessato di aver ucciso la propria moglie a Palermo. Lo stesso ha condotto i carabinieri nella casa coniugale di via Vanvitelli, luogo in cui si è consumata la tragedia. La donna, cantante neomelodica, madre di tre figli, è stata trovata dai militari con ferite d'arma da taglio. Il 37enne è in stato di fermo con l'accusa di omicidio aggravato e ha trascorso la notte in carcere. Infine, la FIPE Confcommercio sostiene il riconoscimento della pasta alla norma come patrimonio culturale e gastronomico dell'UNESCO. E per il momento è tutto da Gianluca Virgilito, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata. Bella Radio. Bella Radio. Le previsioni meteorologiche. In collaborazione con Trebi Meteo. Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Bella Radio da M Parigi di Trebi Meteo. Nella giornata odierna la perturbazione si allontana verso Levante, favorendo un miglioramento sulla Sicilia. Il sole sarà protagonista, ad eccezione di nubi innocue di passaggio, un pochino più compatte nelle zone interne, ma senza conseguenti fenomeni. La ventilazione sarà tesa dai quadranti occidentali, le temperature massime, seppur in netto calo, saranno ancora gradevoli per il periodo. Raggiungeremo picchi di 16-18 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più scaricate l'app di Trebi Meteo.